In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate, quando spezzate i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 12. «E quando spezzate i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 7. E disse loro: «Non comprendete ancora?» «Addio», disse la volpe, «ecco il mio segreto. È un segreto semplicissimo. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe per ricordarsene. «È il tempo che hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa», disse il piccolo principe per ricordarsene. «Gli uomini hanno dimenticato questa verità», disse la volpe, «ma tu non la devi dimenticare. Non si vede bene se non con il cuore. E il cuore, i discepoli, sapete come ce l'hanno? Indurito. Hanno occhi ma non vedono. E sì, perché un conto è guardare, altro è vedere. Si guarda con gli occhi, ma si vede con il cuore. Per questo un giorno Gesù dirà: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. È il cuore che legge gli avvenimenti spirituali, è il cuore che vede Dio in ogni cosa. I discepoli erano bravi osservatori, ma ancora il loro cuore era impuro. Rispondevano esattamente ad ogni domanda del Maestro. Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quante sporte piene di pani? Gli dissero: 7. Vedete, ricordavano perfettamente la scena della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e da bravi scolaretti hanno risposto giusto, eppure non hanno compreso. Avete presente quando uno ti dice: hai capito cosa ti voglio dire? E tu rispondi: sì, ho capito quello che hai detto, ma non è la stessa cosa. Così era nel rapporto Gesù-discepoli. Lui era il pane della vita e nella barca discutevano fra loro perché gli era rimasto un solo pane.